Buongiorno ragazzi, allora iniziamo a parlare di questo nuovo argomento che sono gli integrali, un argomento abbastanza impegnativo. L'importante per potersi approcciare agli integrali è sapere a menadito, alla perfezione, le derivate, quindi in caso necessita un ripasso delle derivate principali, dei metodi di derivazione, soprattutto delle derivate elementari. Allora, partiamo da alcuni concetti, dal concetto di primitiva. Allora, vediamo questa definizione, qui do la manina. Primitiva di una funzione, cos'è la primitiva? Una funzione f di x, f grande, quindi utilizzeremo la lettera maiuscola per indicare la primitiva. Si dice primitiva della funzione fx, invece f piccolo, definita in intervallo b, se f di x è derivabile di tutto a b e la sua derivata è f grande di x. Con questa notazione qua sotto, l'apice, il primo, no? Lo utilizziamo per dire derivata, quindi f grande, quindi la derivata della primitiva è uguale alla mia funzione. Ok? Al concetto di primitiva cosa dobbiamo aggiungere? Il discorso che non c'è un'unica primitiva, ma ci sono diverse primitive di una funzione f di x. Infatti, noi cosa andiamo a scrivere? Andiamo a scrivere che le funzioni f di x più c sono tutte le primitive di f di c. Lo possiamo guardare qui rappresentato in questo disegno. Allora, qua la mia funzione f di x, la mia primitiva f di x più c, quindi la mia stessa funzione, semplicemente traslata verso l'alto di un valore c. Allora, cerchiamo di arrivare a dare una definizione di integrale indefinito. Cos'è un integrale indefinito? Piccola premessa, troveremo e studieremo diversi tipi di integrali. Adesso gli integrali indefiniti. Poi si passerà agli integrali definiti che hanno un'importanza basilare, una grande applicazione perché rappresentano l'area sottesa ad una curva, quindi servono per il calcolo delle aree di elementi curvilinei, quindi sono molto utili. E poi troveremo anche gli integrali impropri, dove bisognerà fare il limite di un integrale definito. E poi applicazioni con gli integrali per ricavare aree, volumi e solidi di rotazione. Quindi l'argomento è abbastanza ampio. Partiamo da qua. Allora, innanzitutto questo è il simbolo dell'integrale. Integrale di 2x in dx è uguale a che cosa? A x alla seconda più c. Cioè l'operazione esattamente inversa alla derivata. La mia derivata di x alla seconda mi dà 2x, quindi se io vado ad integrare 2x in dx, dx si intende è la variabile di integrazione, integro rispetto alla x, ottengo x alla seconda. Perché andiamo a mettere però questo più c che abbiamo appena visto? Perché? Perché se io fossi partito da una funzione di partenza, x alla seconda più 3, andavo a fare la mia derivata, mi veniva 2x. Se io invece fossi partito da x alla seconda più 1 milione, la mia derivata sarebbe stata comunque 2x. Allora io vado a considerare questo, cioè vado a considerare la mia parte variabile, la mia costante, aggiungendo un più c. Andiamo a vedere quella che è la definizione di integrale indefinito, che si chiama integrale indefinito della funzione f di x e si indica con il simbolo dell'integrale f di x in dx, l'insieme di tutte le primitive f di x più c, dove c è il numero reale qualunque. Quindi ecco proprio questa cosa qui, integrale di f di x in dx uguale f grande di x più c. E qui sotto vedete il rosso che vi dice il processo inverso, se faccio la derivata di questo ottengo quello di partenza. Allora, integrale di f di x lo chiamiamo funzione integranda. X invece è la mia variabile di integrazione. Semplice integrale ad esempio, integrale di cosx in dx uguale sen x più c. Ecco qui rappresentato con un piccolo esempio, dalla primitiva derivazione trovo la derivata, integrazione torno alla mia primitiva. Allora, andiamo subito a vedere le proprietà degli integrali.
Quali sono le proprietà che posso avere? Io posso avere semplicemente due proprietà, perché non è come per le derivate, dove possono esserci diverse tipologie, di proprietà, di metodi per, risolvere, tutto abbastanza schematico. Con gli integrali vedremo che bisogna andare un pochino più sull'immaginazione, mettiamola così. Di proprietà, ce ne sono solo due. Questa prima proprietà cosa mi dice? Mi dice semplicemente che l'integrale di una somma è uguale all'integrale della prima funzione più l'integrale della seconda, quindi le vado a fare separatamente in pratica. E lo vediamo anche qua nell'esempio. Integro prima un termine e nello stesso momento integro l'altro termine. L'altra proprietà è quando io ho un'integrale di una costante per la funzione. Cosa vado a fare? Posso portare fuori la mia costante dall'integrale e integrare quindi solo la mia funzione. È molto utile questa proprietà, vediamo perché ci semplifica la vita. Noi dobbiamo cercare di rendere più semplice possibile il mio integrale. Ad esempio, integrale di 4 cos x in dx. Io posso portare fuori il 4, mi rimane l'integrale di cos x in dx. Quindi vado a fare poi l'integrale del coseno che mi dà seno, quindi mi rimarrà 4 per il seno. Allora, qui andiamo a vedere gli integrali principali che devo sapere questi a memoria. Adesso ci guardiamo quelli che vengono chiamati integrali immediati e gli integrali immediati di funzioni composte. Quindi la prima cosa andiamo a vedere. Gli integrali immediati. Integrale di x all'alfa, dove alfa rappresenta un numero in dx, è uguale a x all'alfa più 1 fratto alfa più 1, ovviamente più c, cioè la mia funzione tenderà ad aumentare di un grado. Quindi se ho x alla terza mi diventerà x alla 3 più 1 fratto 3 più 1, quindi x alla quarta fratto 4. Stessa cosa avrò l'integrale di 1 fratto x che diventa ln di x. E alla x, la funzione alla x rimane tale quale. Il seno diventa meno coseno, il coseno seno, e poi abbiamo queste funzioni che sono le goniometriche, verranno fuori spesso negli esercizi. Questa funzione, l'integrale di a alla x in dx, non capita spesso, non capita quasi mai, ma quello che devo andare a fare cos'è? Integrale di 3 alla x in dx è uguale a 3 alla x fratto ln di 3. Perché è diverso da questo? No, non è diverso da a alla x, è lo stesso tipo di integrale, perché anche qui dovrei fare la stessa cosa, dovrei scrivere e alla x fratto ln di e, perché la base dell'esponenziale è e, solo che ln di e, logaritmo naturale di e, vale 1, quindi sarebbe la x fratto 1. Quindi in realtà la formula è la stessa, solo che noi per comodità andiamo ovviamente a scrivere integrale della x uguale alla x. Infatti, se ci fate caso, quando facevamo la derivata di e alla x, rimaneva sempre e alla x. Ecco, qui invece cosa abbiamo? Abbiamo gli stessi integrali che vedevamo prima, però riferiti a funzioni composte. Adesso questa parte la tratteremo la prossima volta, però intanto questa è la tabella che utilizzeremo per scrivere tutte le nostre formule. Mi raccomando, intanto copiamo la prima tabella che ci proviamo a fare gli esercizi.